lui una volta, quando tipo le cose erano finite o stavano finendo, mi fa: io non ti ho mai fatto delle promesse. Ma scusami, allora tutti questi mesi, cioè io me li sono inventati questi mesi? Oh, cioè ho avuto una relazione con me stessa, con chi parlo? Vedi come se ne escono dicendoti: non ti ho mai fatto delle promesse, per questo tu li devi inchiodare su questa etichetta, su questa promessa. Però ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, finalmente torno con un nuovo video. So che è passato tanto tempo, ma anzi guarda, lasciamo stare, smetto di fare promesse perché sennò non le mantengo. Vi dimostrerò che quest'estate sarà l'estate delle story time, l'estate del trash, anche perché non ho più niente da fare. Mi hanno licenziato da Amazon, ma tempo fa, e quella è tutta un'altra storia perché è tutta colpa del mio manager che è uno sfigato. Questo video sarà in realtà dedicato a chiacchiere e mezza story time, perché io sto vivendo una situazione che non ho mai vissuto prima, nel senso, io nella mia vita non sono mai stata innamorata, ok? E non lo sono tuttora, soltanto che sto avendo una situazione sentimentale. Se mi seguite su Instagram sapete benissimo, perché vi ho fatto vedere tipo delle foto, vi ho fatto anche fare un quiz per farvi indovinare chi è il tipo, se è bianco, se è nero, se è più grande, tipo vi ho dato delle opzioni sul suo carattere, vi ho fatto indovinare tipo che tipo di persona è, eccetera eccetera. Quindi se mi seguite su Instagram, girl, whatever bitch, whatever. Ma a parte quello, io ho sempre avuto questa regola che per le cose a cui tengo veramente non faccio delle story time, perché molto spesso sono cose un po' troppo personali, un po' troppo private, quindi preferisco non fare storie su cose davvero sensibili e vicine al mio cuore. Per altre cazzate tipo Danilo, allora lì ve lo racconterò sempre. E a proposito di Danilo, l'ho incontrato l'altro giorno, ve l'ho fatto vedere su Instagram e mi avete detto che pensate che Danilo sia figo, ma boh, non lo so. E mi ha raccontato delle cose assurde su quello che sta... Cioè, Danilo è andato in tribunale, dico solo questo, trash, voi non avete idea del trash. Comunque vabbè, a parte questo, sì, non faccio story time su cose tipo davvero davvero che mi stanno qua. E però c'era una storia che vi avevo detto che non vi avrei mai potuto raccontare, però adesso ve la posso raccontare perché è passato tanto tempo. E se adesso mi guardo, il tipo, io davvero pensavo che fosse una persona, cioè tipo che ci teneva a me, cara, e magari alla fine un po' sì, però tutte le cose attorno no. E se guardi ancora i miei video sai chi sei e sai che sto parlando di te, quindi arriverà una storia di te, love you. Scrivimi su Instagram se hai capito di che sto parlando, cioè se hai capito che sei tu. Racconterò la nostra storia, mi dispiace, ciao. Comunque sia, allora passiamo al presente, ok? Se vi state chiedendo perché ho così tanti gioielli addosso, perché me li ha regalati il tipo, ok ok, basta basta, perché nel caso lui magari un giorno guardasse questo video sarà abbastanza imbarazzante. Spero che non li guarderà mai. Comunque sia, allora, voglio che anche voi in realtà mi raccontate delle vostre esperienze in amore o in relazioni e cose del genere, se vi siete mai trovati nella mia stessa situazione o in situazioni simili. Voglio che sia una conversazione, diciamo, voglio che mi raccontate perché sono curiosa di sapere altre persone come vivono la cosa. E quindi parlerò di diversi punti, non tutti sono in riferimento a quello che mi è accaduto personalmente, ma alcuni sì. Quindi, mentre faccio questo, voglio rifarmi i capelli, quindi sarà tipo mezzo get ready with me, mezzo chiacchiere, perché mi sono fatta i twist, soltanto che alcuni si stanno sciogliendo perché non li ho fatti bene, quindi voglio un po' rifarli. E allora parliamo del fatto che c'era sto tipo e sono andata sotto casa sua, tra le altre cose che ho fatto. Vabbè, ok, allora partiamo dalla genesi, dall'inizio. Non, io voglio che questo video sia breve, magari lo posso dividere in diverse parti, perché se parlo a raffica, cioè non finirò mai, magari. Allora, ok, vediamo quanto lungo viene e poi magari lo divido in diverse parti. Una parte esce oggi, una parte esce domani o quello che è. Un giorno farò un video di un'ora e molti mi odieranno, altri saranno felicissimi. Comunque vedremo. Allora, in pratica,
Allora, vi faccio un esempio. C'è questa mia amica, no? Che siamo diventate tanto tanto amiche quando abbiamo iniziato l'università insieme. Ah, tra parentesi, mi laureo, mi sono laureata, E domenica 7 luglio è il mio compleanno, quindi fatemi gli auguri. Ok, basta, non c'entrava niente, ok, basta, ok, ok. Ilaria, tranquillizzati, ok. Allora, praticamente c'era questa mia amica, no? Che ci siamo legate tanto quando... Guardo di qua perché c'è lo specchio. Ci siamo legate tanto quando abbiamo iniziato l'università insieme. Allora, io e lei ci ritrovavamo alle 3 di notte in biblioteca. Eravamo stralegate, straamiche. E ero molto molto felice di questa cosa, perché ero felice di avere una persona come lei nella mia vita. Soltanto che si è trovata il moroso. Ok? E questo suo moroso... Siamo stati insieme per 2 anni. E fin dall'inizio mi è stato sul cazzo sto tipo, perché la trattava male. Nel senso che la trattava male, non le fa... la denigrava, trovava sempre il modo per sminuirla, non le faceva mai un complimento, era ossessionato dal fatto che per lui no, 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 questa relazione non andrà mai. Deve essere, cioè, la trattava come se stesse con lei per pietà, si credeva sempre migliore di lei, bla 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 bla, e si vedeva che lei correva dietro a lui tanto, ed è come se avesse cercato di farlo innamorare di lei in pratica. E io in tutta questa situazione, da un lato tipo ok, è la tua vita, non posso dirti cosa fare, però dall'altro lato ero stra tipo a sfavore, anche perché questa cosa andava a influenzare la nostra amicizia. Uno dal punto di vista del tempo, che passava più tempo con lui, o comunque quando parlavamo parlava spesso di lui, problemi con lui, non erano mai cose belle, erano più cose negative che belle, capito? Erano più tipo problemi, oddio mi ha fatto questo, oddio questo, oddio perché lui è di qua. Quindi io ero sempre a dirle, guarda sto tipo, guarda il modo in cui ti tratta, il modo in cui ti fa sentire sempre male, il fatto che sia sempre una palla stare con lui. No, lascialo stare, mollalo, ma lei non mi ha mai ascoltato. E io le ho sempre voluto bene a questa mia amica, ok? Sempre, sempre. Soltanto che, cioè, alla fine era abbastanza frustrante, perché, cioè, tu non vedi, cioè, quando le cose sono tipo chiare come il sole e tu cerchi di dare un consiglio e la persona non lo vede, sei tipo, bad bitch, like, what? E vabbè. Fatto sta che 2 anni dopo finalmente si sono lasciati, finalmente si sono lasciati. E io felicissima, ma questo era per dirvi che lei non mi ha mai ascoltato i consigli che le davo, e vedeva benissimo quali erano i segnali rossi, cioè tipo le red flags, le cose che non andavano bene all'inizio, le vedeva, però le ignorava per amore, tipo, perché era così accecata da sto tipo. Io non ho mai capito questa cosa, mai capito, della serie, dai, ma per favore, cioè, svegliati, fai questo, vedi questa persona, mollalo, mollalo, mollalo. Non ho mai capito perché, quando vedi che una cosa non sta andando bene, comunque quando vedi che l'altra persona non ti tratta come dovrebbe, non la lasci. Perché non l'ho mai capito, perché non sono mai stata in realtà innamorata. E finalmente, no, non è che io sia innamorata adesso, ok? Non lo sono, però finalmente riesco a capire che alla fine il cuore vuole quello che vuole. Se voi non siete mai stati innamorati, o comunque se non avete mai provato questa sensazione del voler stare con una persona a tutti i costi, non capirete la stupidità che viene con queste decisioni, non capirete quanto l'impulso di... sia forte, capito? Ora sembra che io magari stia parlando dell'amore della mia vita, ma in realtà no. Soltanto che davvero mi sono presa una bella bella sbandata, una bella bella cotta per questo tipo, che a cui dovremmo trovare un nome trash da dargli. Deve essere un nome epico, al pari di Danilo, perché Danilo sarà sempre nei nostri cuori, Danilo sarà sempre il protagonista delle mie story time più trash del mondo. Però dobbiamo trovare un nome per questo nuovo tipo. E vabbè, a parte questo, ora parliamo della cosa più dolorosa, quando tipo tu hai dei sentimenti per una persona e questi sentimenti non sono corrisposti, ok? Non dico che questo sia il mio caso, ma in generale, cioè, quando ti piace una persona, ma ti piace tanto, e magari non è tipo una cosa della serie che lui non sa che tu esisti, ma una cosa della serie che andate d'accordo, che vi trovate, che magari, cioè, vedi benissimo il potenziale per qualcosa di più, ma
cioè il tuo livello di sentimenti non è corrisposto a quello dell'altro. Oh mio Dio, quanto è dolorosa la cosa. Oppure quando tipo state per iniziare una relazione, ma tipo tu vuoi che ne esca qualcosa e l'altra persona vuole che ne esca qualcos'altro, nella serie che avete tipo scopi diversi per la relazione, possono essere tipo diversi tipi di scopi, potrebbero essere soltanto tipo vuoi uno scopo amico, o l'altra persona vuole soltanto scopo amicizia, oppure potrebbe essere tipo solo per noia, per attenzione, ma comunque quando tipo siete in una relazione e l'altra persona ha degli scopi diversi dai tuoi, quella è una bella botta, perché è tipo ma io sto qua per darti tutto il mio amore e tu che cosa fai, il tuo stronzo non corrispondi, cioè oh my god, cioè quello sì che fa male, male. Oppure è ancora peggio secondo me quando uno dei due ha paura, capito? Quando, non so se vi siete mai ritrovati in una situazione in cui magari vi volete bene, capito? Uscite insieme di qua e di là, ma uno dei due ha... E secondo me questo è il caso più raro. Fai conto, una ragazza è una ragazza, può essere anche viceversa, ma più comune penso che sia quando tipo la ragazza è innamorata, il ragazzo, non si sa, e... In realtà vi volete bene, uscite insieme, andate d'accordo, bla 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 bla, ma perché uno dei due sta traumatizzato o cose del genere, si ha paura di intraprendere una vera relazione, si ha paura di fare quello sforzo, di prendersi quella responsabilità di dire ok, siamo una coppia, oppure ok, adesso stiamo iniziando una relazione. Quello è abbastanza frustrante perché, cioè io capisco che magari... Tipo nella vita si soffre, succedono cose che ti lasciano abbastanza segnato, però alla fine non si può vivere tutta la propria intera vita nella paura, bisogna ad un certo punto buttarsi e vedere cosa succede, capito? Secondo me, ora io è facile da dire, è una persona che non ha mai subito qualcosa di veramente traumatico, veramente brutto, quindi per te è facile dire ma sì dai, cioè nel senso butta, io che non ho mai subito niente del genere, è facile dirlo, però alla fine bisogna anche fare quel lavoro, secondo me. Io anch'io l'ho fatto magari in minima, con cose meno traumatiche che mi sono successe. Però bisogna cercare di buttarsi, comunque fare quel lavoro doloroso del affrontare le proprie paure per avere qualcosa di bello. Perché quando vedi il potenziale in una cosa, ma tipo l'altra persona non si butta, è frustrante, abbastanza doloroso, soprattutto se poi loro decidono di abbandonare il tutto, allora lì, oh my god, cioè doloroso. Oppure, il caso secondo me più comune, quando, adesso ce l'ho con i ragazzi, quando loro ti tengono così, ti danno un pochino per tenerti buona, però non ti danno tutto, capito? Nel senso, magari ti fanno delle mezze promesse o ti dicono mi piaci, o ancora peggio secondo me, ti fanno capire tipo con i gesti, con regali, con azioni carine, con messaggi carini, ti fanno capire che ci tengono, però non si prendono la responsabilità di dire siamo una coppia. E questo perché alcune persone, cioè, o lo fanno perché hanno paura, come ho detto prima, oppure lo fanno mezzo apposta, perché ti vogliono tenere lì, come amichetta, come scopa amichetta, eccetera, eccetera, però non vogliono prendersi la responsabilità e il bagaglio che viene dal dire ok, siamo una coppia, capito? E quello secondo me è tipo orribile, perché quanto tempo devi rimanere in questo limbo? Quanto tempo devi rimanere in questo posto in cui sei lì? E poi se provi tipo a spingere e dire ok, cosa stiamo? L'altra persona tipo si tira indietro, ma tu dici no dai, avevamo del potenziale, non vedi che andavamo d'accordo? E lui si tira indietro e tu sei tipo oddio no. Però alla fine non puoi rimanere in questo posto per sempre, secondo me. Deve esserci il momento in cui o vai via... E lì tipo oh my god, o vai via oppure uno dei due si butta, l'altra persona che è indecisa si deve buttare. E poi c'è anche questa cosa, capito? Tu non è che vuoi forzare una persona a
innamorarsi di te, o comunque tu vuoi che l'altra persona voglia stare con te, non vuoi che sia una cosa forzata, capito? Quindi c'è anche quello, quanto devi spingere, perché da un lato ci sta a spingere della serie e dire ok, voglio combattere per questa relazione, comunque voglio tipo dargli tutto quello che ho, provarci veramente, però dall'altro lato non deve essere una cosa forzata, quindi devi trovare quell'equilibrio. Però dall'altro lato ancora, se un ragazzo è innamorato di te, comunque se tu gli piaci, è chiaro, non è che devi cercare di leggere il morse, segnali di qua e di là, deve essere chiaro, perché sennò allora vuol dire che, cioè, ti sta prendendo per il culo, comunque non gli piaci veramente, veramente. Se tu a un ragazzo piaci, penso che, cioè, lui ti cerca, lui viene da te, non è che devi stare lì tipo a cercare. E anche questa è un'altra cosa che mi fa incazzare. Infatti per questo mi sono sorpresa, cioè io sono andata sotto casa di sto tipo, non per pregarlo, nel senso io non mi ritroverò mai, spero prego di non ritrovarmi mai nella situazione in cui mi ritrovi tipo a pregare una persona di rimanere con me. No. Ma non voglio mai, perché è imbarazzante. E se una persona vuole stare con te, allora ciao, vaffanculo. Io non voglio ritrovarmi mai ad essere della serie ti prego, per favore. No. Cioè, io ho un orgoglio troppo forte per questo. Poi, ok, dipende dalla situazione. Ora vi dico, se l'altra persona ha davvero paura, no, ma l'altra persona si deve svegliare, cazzo. Ok, hai paura, tutti abbiamo paura nella vita, ma se mi vuoi, mi vuoi. Devi, se vedi che io ci sto mettendo il mio, io ti lascio il tuo tempo per pensare se tu resti, però ad un certo punto, cioè, ti devi, ok, perché non voglio stare lì a pregarti. Cioè, per noi donne, no, secondo me. Credo, poi ogni situazione è la sua situazione, infatti per questo voglio capire tipo voi in che situazione siete state, però, o stati. In più, aspetta, volevo parlare anche di qualcos'altro, mi sono dimenticata. Ah sì, esatto, arrivo al punto di quanto tempo aspettate prima di definire la relazione, giusto? Ora, questa è la domanda che avevo fatto anche su Instagram, avevo chiesto quanto tempo aspettate prima di definire la relazione, mesi, anni, settimane... E tipo in tanti mi avete risposto cose diverse, tipo mi avete detto, ah no, tipo un paio di settimane e subito. Alcune mi hanno detto, ah non più di un mese, altri mi hanno detto altre risposte, io ero della serie, ok. Ovviamente dipende dal tipo di relazione, dipende da che cosa state facendo o da com'è la situazione, giustamente. Però penso che non bisogna lasciar passare troppo tempo, perché poi rimani in quel limbo, rimani nel limbo e devi chiederti perché sei in questo limbo, capito? Devi rispondere alla domanda perché mi ritrovo in questo limbo, mi ritrovo in questo limbo perché a lui conviene tenermi qua, perché molte volte noi diamo ai ragazzi tutto, gli diamo tutto, ci comportiamo come se fossimo le loro ragazze, e però senza quell'etichetta. E l'etichetta a volte è importante, perché l'etichetta dà responsabilità. Quando tu hai quell'etichetta, ti sei proclamata, proclamato ragazza, allora c'è un peso, un bagaglio, vuol dire ok, tu mi tratti in questo modo, tu siamo esclusivi, non vai con altre, io ho il diritto di chiederti ok, cosa stavi facendo, cioè, capito? Se non hai quell'etichetta, sei così, sei nel limbo, capito? Perché sei in questo limbo? Chieditelo, forse gli hai dato tutto e a lui non conviene prendersi le responsabilità di stare ufficialmente con te, ecco, ufficialmente la parola, stare ufficialmente con te. Perché ai ragazzi non dispiace, perché il momento in cui non ti danno l'etichetta, allora loro sono liberi di dirti ma oh, che cazzo vuoi, non ti ho mai fatto promesse. E questa è una cosa che mi ha detto una persona una volta, tipo, io lo stavo un po', gli stavo facendo pressing, gli ho detto oh, ci stiamo sentendo da... quanti anni? E non c'è ancora nessuna etichetta. Io gliela buttavo lì scherzando. E lui una volta, quando tipo le cose erano finite o stavano finendo, mi fa: io non ti ho mai fatto delle promesse. Ma scusami, allora tutti questi mesi, cioè io me li sono inventati questi mesi. Oh, cioè ho avuto una relazione con me stessa. Con chi parlo? Mi sono spedita i fiori da sola, cioè,
vedi come se ne escono dicendoti non ti ho mai fatto delle promesse, per questo tu li devi inchiodare su questa etichetta, su questa promessa, però capisco che se lo fai troppo in fretta, allora magari non li spaventi, ma giustamente una persona ha bisogno del proprio tempo. A volte ogni persona è diversa, ogni persona ha bisogno di tempo per, non so, magari è uscita da una situazione traumatica o comunque ha bisogno di tempo per fidarsi, roba così. Io capisco sta roba, quindi il tempo, ok, ti lascia tempo, però non troppo tempo, capito? Dipende, devi davvero capire se quella persona ti sta prendendo in giro o se ci tiene veramente a te, ma ha bisogno di tempo. Io mi trovo in una situazione in cui io so che la persona ci tiene veramente a me, però ha bisogno di tempo, però allo stesso tempo spero di non aver letto male la situazione che mi sta prendendo per il culo. E però sono preparata ad entrambe le cose, però so già che reagirei in maniera abbastanza tipo... ci rimarrei davvero davvero male se scoprissi che ho letto male la situazione, che le cose alla fine finiranno male. E ora non è che tipo vi dovete sposare, ovviamente siamo giovani, cioè non è che ci dobbiamo sposare, non è che dobbiamo stare insieme per sempre, perché io non so se tornerò in Italia, non so se questa persona tornerà da dove deve tornare. A volte delle persone entrano nella tua vita e stanno per un periodo e la arricchiscono la tua vita, ti aiutano, ti fanno stare bene, non è che dovete stare insieme per sempre, ma comunque il tempo che avete passato insieme e quello che avete fatto insieme è quello che conta, capito? Cioè non devi pensare, sì, se magari fra tipo tot anni fini... No, non devi pensare, ok, finiamola adesso perché se la finiamo fra 2 anni poi è peggio. Io capisco questo punto di vista e ha anche senso, è intelligente, però dall'altro lato... devi viverti le cose sul momento. E io ero molto molto contro questa cosa del vivere sul momento o comunque del non fare pressing sull'etichetta, e perché ero della serie, no scusa, io devo sapere adesso, cioè tu mi devi dire, cioè se sono passati 2 mesi e già non mi sai dire, allora che senso ha? Oddio, esatto, però alla fine ho capito che comunque le persone reagiscono in maniera diversa e devi essere un po' sensibile a questo, devi... ogni situazione è diversa, devi manovrarla proprio nella maniera in cui è sul momento con la persona che hai. Per questo è importante, penso, di avere persone che ti danno dei buoni consigli o comunque di avere una mente fredda e capire la situazione, perché prima io ero della serie no, devo sapere adesso. Adesso sono della serie ok, lascio il tempo, vediamo come va, anch'io la prendo, cerco di prenderla più con calma, perché io mi sono gettata tipo proprio con tutto quello che avevo dentro sta roba e adesso mi sto un po' ritirando indietro perché mi sono detta ok, non so come potrebbe finire o comunque voglio stare attenta anch'io e così. Comunque, allora, non so se dividere questo... No, dai, avete avuto video anche più lunghi da me, quindi ve lo tengo tutto intero. E sì, questo è in generale... So che non avete capito niente e ho tipo parlato a caso, però voglio che mi, in sintesi, diciate quali sono state anche le vostre esperienze. Regalo di compleanno anticipato. Oh, oddio! Oh, lo odio, madonna, mi sta sul cazzo. Io gli dico sempre ti odio, ma sai perché? Perché io odio sentirmi in questo modo, perché c'è un certo livello di vulnerabilità che viene con l'aprirsi e cose del genere, quindi io odio sentirmi così. Non è che odio sentirmi così, è che boh, mi fa strano essere ossessionata da una persona, comunque pensare a una persona, pensare di voler passare tempo insieme a una persona, cioè lo odio perché è, non è che è una debolezza, ma sì, appunto, ti fa sentire vulnerabile, ti fa sentire come se dipendi da qualcuno adesso o comunque hai creato questo spazio nella tua vita per questa persona e speri che le cose vadano bene e non sai come potrebbe andare. Comunque sì, professor, dico sempre guarda, ti odio, mi sta sul cazzo perché odio questa sensazione, però allo stesso tempo è una bella sensazione e per fortuna non è un caso umano, però le cose potrebbero andare o molto bene o molto male, vedremo, state con me
e le cose cambiano, vi giuro, ogni settimana. La settimana scorsa noi rimaniamo amici, la settimana prima sì, andiamo a vivere insieme, la settimana prima ok, è finita, basta. Ok, basta, perché sennò parlo troppo. Vi terrò aggiornati come posso e ci vediamo al prossimo video. Un bacio.